Ciao e benvenuti sulle video guide di lofaionline.it. Prima di iniziare la guida, qualche breve consiglio. Se puoi, per comodità, segui questa guida su un dispositivo, mentre svolgi l'operazione da un altro. Se la guida va troppo veloce o troppo lenta, puoi modificare la velocità. Se preferisci leggere la guida scritta, all'inizio della video guida trovi in alto a destra la scritta «Leggi questa guida», su cui devi cliccare. Ricorda anche che, nella descrizione, trovi tutti i link alle guide e ai contenuti che potrebbero esserti utili per la procedura. In questa guida, vediamo un'applicazione che ci permette di comprare, prenotandolo, il cibo invenduto dai negozi della nostra zona, come gastronomie, panetterie, pasticcerie e anche grandi supermercati. Per prima cosa, dobbiamo installare l'app, quindi andiamo sul Play Store o sull'Apple Store e cerchiamo l'app, Too Good To Go, e la installiamo sul nostro dispositivo. Una volta installata, la apriamo, e dobbiamo fare l'accesso. Possiamo farlo con il nostro account Google, o quello Facebook. Oppure, possiamo registrarci con l'email. Una volta effettuata la registrazione, ci chiederà di scegliere il tipo di cookie che vogliamo accettare, selezionando le opzioni, e schiacciando uno dei due bottoni al fondo della pagina. Nel prossimo passaggio dobbiamo accettare le condizioni d'uso di questa app, scegliendo il nostro paese, selezionando i quadratini e cliccando su «Continua», come indicato nell'immagine. Ora vedremo una presentazione dei passaggi che dovremo effettuare per comprare il cibo invenduto. Prima di tutto dovremo scegliere la zona di nostro interesse in cui vedere i negozi aderenti. Poi ci dice che il contenuto del box che compreremo sarà una sorpresa, e non potremo sceglierlo. Potremo scegliere però in alcuni casi la dimensione. Nella pagina seguente ci dice che dovremo prenotare una Magic Box per un determinato orario e dovremo arrivare puntuali a ritirarlo. Nell'ultima pagina infine ci dice che una volta nel negozio, dovremo confermare di aver effettuato il ritiro tramite l'app in presenza del negoziante. Vedremo ancora una pagina che ci chiede se vogliamo essere informati sulle novità, nuovi negozi o iniziative. E possiamo selezionare, sì per favore, o, più tardi. Ed eccoci adesso nell'utilizzo vero e proprio dell'app. Come prima cosa dobbiamo impostare la zona in cui vogliamo cercare negozi presso cui acquistare il cibo invenduto. L'app ci chiederà di attivare la geolocalizzazione, definendo automaticamente la zona, oppure possiamo scrivere noi la città. Poi dobbiamo impostare una distanza massima in chilometri dalla città inserita che potremo raggiungere, ad esempio nell'arco di 20 km. E infine clicchiamo su «Scegli questa posizione». Una volta definita la zona in cui stiamo cercando i negozi, vedremo una mappa con dei pallini riportanti un numero, che sono i negozi aderenti in quella zona. Possiamo cliccare subito, «Mostra gli store qui», per vedere un elenco. Ci apparirà un elenco di negozi con indicate le possibilità di acquisto, come prezzo, orario, luogo, su cui dobbiamo cliccare se interessati. Una volta scelto un negozio, verremo portati alla pagina dell'esercizio commerciale, dove oltre alle informazioni sull'attività, vedremo una descrizione del Magic Box disponibile, e se ci interessa, clicchiamo su «Prenota», come indicato. Ci comparirà un avviso che, come abbiamo già detto, ci informa del fatto che non possiamo scegliere né sapere cosa ci sarà nel Magic Box. Clicchiamo su «Capito». Vedremo quindi un riassunto del Magic Box che stiamo prenotando, e se possibile, possiamo scegliere la dimensione e la quantità del Magic Box. Nel nostro caso abbiamo scelto una Magic Box media, ma possiamo prenderne solo una. Una volta effettuate le scelte, clicchiamo su «Prenota ora». Nel prossimo passaggio dobbiamo effettuare il pagamento. Come abbiamo detto, non sarà possibile pagare direttamente di persona, ma bisogna fare tutto tramite l'app. I metodi di pagamento accettati sono, oltre che una carta di credito o debito, anche PayPal e Google Pay. Noi scegliamo la carta. Con PayPal e Google Pay bisognerà seguire la procedura di pagamento che se già utilizzate sapete come funziona.
Se invece, come nel nostro caso, abbiamo scelto di pagare tramite una carta, dobbiamo inserire i dati di questa e poi clicchiamo su «Paga 4,99 €». Ovviamente il prezzo cambia a seconda del negoziante, dei prodotti e della quantità, e sarà in genere un terzo del prezzo iniziale. Ecco fatto! Un avviso ci comunica che abbiamo salvato del cibo, e se vogliamo, possiamo condividere questa cosa sui social per festeggiare la cosa insieme ai nostri amici. Noi clicchiamo su «Non ora», altrimenti clicca sui simboli di condivisione. Ora però dobbiamo andare a ritirare il box nell'orario stabilito. Sull'app vediamo nell'immagine che ci comparirà una sorta di promemoria per il ritiro del nostro acquisto. E gli clicchiamo sopra per andare a vedere il nostro ordine. Aprendo l'ordine vedremo più nello specifico i dettagli di codice ordine, prezzi, tipo di box, orario e indirizzo di ritiro. Come leggiamo, dobbiamo portarci noi una borsa, nel caso in cui sia necessaria. Infine sul fondo della schermata vediamo una sorta di conto alla rovescia del tempo che manca al ritiro. Quando saremo nella finestra di orario disposta per il ritiro, al posto di il ritiro comincia tra, vedremo una barra da trascinare per confermare il ritiro una volta effettuato. Una volta fatto, il nostro ordine risulterà come ritirato, e ne vedremo conferma come vediamo nell'immagine. Infine, se vogliamo, ci chiede di lasciare una recensione sul nostro acquisto, in modo da agevolare la scelta per altri clienti e utenti dell'app. Ecco come comprare il cibo invenduto dai negozi nella tua zona, tramite una comoda applicazione installata sul tuo telefono. Facci sapere com'è andata nei commenti, sui social, o alla nostra mail. Se la guida ti è stata utile, per favore, iscriviti al nostro canale e metti mi piace al video. Ti invitiamo anche a visitare il nostro sito, dove puoi trovare centinaia di altre guide per le tue operazioni su internet. Come fai? Lo fai online.